Murdered Soul Suspect spende i suoi primi minuti nel tentativo di convincere il giocatore di trovarsi di fronte a una produzione diversa dal solito. Un gioco investigativo dove alle indagini non possono seguire sparatorie o inseguimenti in macchina, in quanto il poliziotto in questione è proprio la vittima del crimine che ha dato via agli eventi. Sospesi in una sorta di limbo, avremo un solo obiettivo: scoprire chi è l'uomo che ci ha brutalmente freddati in mezzo alla strada. Tramite la prima investigazione prenderemo familiarità con una meccanica che ci accompagnerà per tutto il gioco. Muovendoci sulla scena del delitto potremo studiare alcuni dettagli e una volta rinvenute tutte le prove occorrerà scegliere quelle utili a rispondere alla domanda posta inizialmente. Sebbene l'idea sia di fondo interessante, già alla seconda o terza indagine emergeranno alcuni problemi. Innanzitutto capiterà che alcune prove siano da sbloccare tramite la possessione di persone che si trovano in quel momento nei paraggi. Purtroppo questa meccanica non viene spiegata a fondo nel tutorial e ci siamo trovati in più di un'occasione a scandagliare ossessivamente le scene del crimine in cerca di quell'ultimo indizio, testimoniando un bilanciamento non perfetto. Inoltre, una volta raccolti tutti gli elementi, la scelta di quelli utili non sempre è scontata, a causa di una scrittura talvolta approssimativa. Peraltro, sbagliare ripetutamente non porterà ad alcuna conseguenza negativa, dato che non vi sono ricompense di alcun tipo per il corretto completamento delle indagini. D'altro canto, convince invece il modo in cui gli sviluppatori hanno voluto rendere la sospensione di Ronan nel limbo, con la possibilità di attraversare mobilio, pareti ed esseri umani apparentemente senza confini. In realtà, alcuni luoghi della cittadina di Salem sono stati benedetti in tempi passati, e questo tende a limitare le chance esplorative. Eppure, trattandosi di un gioco lineare e di investigazione, non abbiamo avvertito tale limitazione in senso negativo, apprezzando invece il buon lavoro svolto nella concettualizzazione. Murdered Soul Suspect procede sostanzialmente di indagine in indagine, inframmezzando i momenti investigativi con fasi esplorative. A volte, per giungere a destinazione, sarà necessario affrontare delle sequenze stealth, dove Ronan dovrà evitare un certo numero di demoni. In questi frangenti sarà aiutato dalla presenza di tracce residue di altre anime, che gli permetteranno di nascondersi temporaneamente. Sarà al giocatore decidere se aggirare le creature maligne oppure eliminarle, cogliendole alle spalle. Se non altro, probabilmente consci della loro natura un po' troppo leggera, gli sviluppatori non hanno abusato di queste sequenze, limitandosi a piazzarne una manciata nel corso della trama. L'unica variante alla formula fin qui descritta è rappresentata dall'incontro con Joy, una ragazzina in grado di vederci e comunicare con noi. Oltre ad accompagnare Ronan durante le fasi investigative, Joy diventerà protagonista di alcuni momenti esplorativi. Qui ci troveremo ad aiutarla nello sgattaiolare inosservata all'interno di strutture sorvegliate, distraendo le persone di guardia con la nostra capacità di stregare alcuni oggetti di uso comune. Sebbene ispirate quanto a game design, queste fasi si perdono spesso in un'eccessiva linearità, e lo stesso può dirsi delle fasi in cui ci troveremo a controllare un gatto per raggiungere aree altrimenti precluse. Come risulta ormai chiaro, è importante non aspettarsi da Murdered Soul Suspect un livello di sfida degno di nota. Il gioco non richiede particolare impegno, avvicinando la fruizione a quella televisiva o cinematografica, con una decisa strizzata d'occhio ai lavori di David Cage, da Heavy Rain a Beyond Due Anime. Sebbene la formula di base non cambi per tutto lo svolgimento, Murdered Soul Suspect offre anche diverse forme di svago dalla trama, sotto forma di indagini secondarie e moltissimi documenti sparsi, utili a scoprire dettagli sulla vita di Ronan, dei suoi colleghi detective e sulla città di Salem, che possono portare la longevità dalle 7 alle 10 ore complessive. Dal punto di vista grafico, l'Unreal Engine 3 si propone con tutti i suoi consueti punti di forza e le ben note mancanze. Nel complesso, la versione PlayStation 4 da noi provata mostrava un rendering più vicino alle fasi finali della scorsa generazione che all'inizio della nuova. Discorso a parte invece per l'efficace design, che parte da un Ronan O'Connor in pieno stile hardboiled, affiancato ad una Salem che unisce moderno e gotico. Sul fronte audio le tracce sono più che discrete, ma si presentano in una varietà piuttosto stringata, mentre si apprezza il doppiaggio completamente in italiano. Murdered Soul Suspect dimostra coraggio nel non conformarsi agli stilemi ormai quasi obbligati del videogame in terza persona. Purtroppo, a fronte di un buon lavoro di caratterizzazione del protagonista, non tutti gli elementi funzionano a dovere e finiscono per smarrire la buona carica sfoggiata nell'incipit. Rimane, al di là delle mancanze, un'avventura diversa dal solito, adatta a chi sacrifica volentieri una parte del gameplay per godersi una caratterizzazione più vicina a quella cinematografica, ma comunque lontana dal gioco solido e innovativo che le prime prove avevano suggerito.